Ottobre ormai fa rima con tartufo. Un altro territorio ed un'altra cittadina della provincia ha i nastri di partenza per un evento in onore del re della terra, il tartufo bianco. Sant'Angelo in Vado, l'incantevole borgo medievale dell'alta valle del Metauro, è pronto per ospitare, nei fine settimana dall'8 al 30 di ottobre, la 53esima edizione della mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche. La manifestazione, che negli anni ha assunto sempre di più un maggior prestigio nel panorama nazionale e regionale delle mostre mercato per il Tuber Magnatum, si presenta anche quest'anno con argomenti e un calendario di grande qualità, presentato in anteprima nella Sala Serrini di Palazzo Raffaello della Regione. Questa sarà la mostra nazionale del tartufo che è arrivata alla 53esima edizione, che avrà una veste nuova dal punto di vista logistico, grandi spostamenti. Innanzitutto abbiamo dato come comune quest'anno corpo a uno slogan dell'anno scorso, il tartufo al centro. Infatti fisicamente e logisticamente sposteremo il tartufo da piazza Pio XII a piazza Garibaldi, corso Garibaldi, quindi al centro. E cerchiamo di vivere il presente facendo tesoro del passato, però vogliamo costruire il futuro, e costruire il futuro significa dare speranza ai nostri giovani. L'edizione 2016 si mostra rinnovata in molteplici aspetti, sia logistici che di contenuti. Per tutto il centro storico saranno dislocate 4 aree tematiche e laboratori di ogni genere, oltre che espositori e stand enogastronomici. Ma per gli amanti della cultura, musei, chiese e palazzi ottocenteschi aperti. Il protagonista assoluto però rimarrà sempre lui, Sua Maestà il Tartufo. Durante la mostra faremo anche delle simulazioni di cerca al tartufo per far capire e comprendere alle persone cosa sarà. Cos'è il tartufo? Se è un fungo, se è un tubero, e poi si parlerà anche di cani, come si addestrano le piante che possono dare tartufi, e sarà una cosa dove tutti potranno partecipare.